c'è una cosa che possiamo dire, che noi lo sviluppo lo conosciamo, e per noi intendo dire l'Alto Vicentino. Nel 1700 Schio produceva più panni alti vuol dire tessuti di pregio, che non tutta la provincia di Venezia e di Padova messi insieme. Valdagno ne produceva la metà e Tiene ne produceva un terzo. Quindi Schio, Tiene e Valdagno producevano più tessuti che non tutto il Veneto messo insieme. Tutto il resto del Veneto messo insieme. Lo sviluppo ci arrivava nel 700. E c'era un'infrastruttura che ha favorito questo sviluppo. Certo, la roggia di Maltraversi che passava per Schio e andava giù a Marano. Quella di Tiene, dove c'è la Ferrarina, l'edificio di Ferrarina adesso chiuso. A Schio, lungo la roggia, c'era Conte, Cazzola, la Nerossi, e a Valdagno c'era la Mazzotto. Quindi la prima infrastruttura che è servita allo sviluppo ed è servita veramente è stata la roggia. Nell'Ottocento la Nerossi è diventata una delle più importanti fabbriche d'Europa. E dov'era? Era Torre Belvicino, Pieve Belvicino, Schio, Piovene Rocchette, il cotonificio Chiumano, Marano, due ville, Vicenza. E in ognuna di queste stazioni c'era una fabbrica della Nerossi. Addirittura arrivava fino al Siero e addirittura arrivava fino all'Asiano. Quindi il rapporto tra infrastrutture e sviluppo c'era. La ferrovia ha favorito lo sviluppo di industria tessile. Beh, adesso però la ferrovia non si usa più, l'hanno smantellata, tranne l'ultimo tratto. E adesso c'è l'autostrada. Tanto più che negli anni dal 70 al 2000 a oggi, a ieri diciamo, la provincia di Vicenza aveva un fatturato pari a quella della Spagna e del Portogallo. L'autostrada è arrivata nel 76 e quindi evidentemente deve aver favorito questo sviluppo, o no? Andiamo a vedere i dati, ingrandiamo un pochettino. Questa è la situazione del 71, non c'era l'autostrada, i poli principali erano Schio, Bassano, Valdagno e Arzignano, volendo Montecchio Maggiore. Andiamo a vedere nel 2001, cioè se questa autostrada portasse sviluppo, noi dovremmo dire che due ville, Tiene Schio e Piovene si sono sviluppati più che gli altri comuni, perché è l'autostrada che porta sviluppo, no? E invece no, Schio Tiene per la verità sì, erano già forti prima e sono diventati forti fuori. 2000, vabbè, è cresciuta anche Piovene. Su Piovene ci serve da dire una cosa, però prima che arrivasse l'autostrada la Nerossi aveva 3.000 operai e suonava il burro, che andava così, la sirena, all'una del, quando suonava, all'una, alle 5 del mattino e alle 9 di sera. No. Adesso, dopo 30 anni di autostrada, la stanno chiudendo. Colpa di autostrada? No. L'autostrada non c'entra niente col fatto che chiuda. Però l'autostrada non ha saputo frenare il decremento e la chiusura di una fabbrica importante come la Nerossi. E allora qual è la conclusione? La conclusione è che l'autostrada non c'entra tanto con lo sviluppo, e soprattutto in un'economia matura come la vostra, già dotata di autostrade pressoché dappertutto, una nuova autostrada sicuramente non porta più sviluppo. Lo sviluppo è una cosa troppo complicata, se uno avesse la ricetta farebbe bene tirarla fuori per sapere come si fa. Ma stiamo attenti che sia la ricetta giusta, no? Una ricetta solo perché mi fa comodo o perché ci guadagno qualcosa.